Siamo davanti al Parco Mater Domini, a metà strada tra Bitetto e Modugno. Questo è uno dei cancelli d'ingresso che dopo 15 anni dall'apertura del parco, durata solo qualche giorno, poi il parco è stato richiuso. Adesso il Comune da qualche tempo ha messo questa catena nuova di zecca per delimitare l'ingresso, che però è facilitato da altre zone del parco. Possiamo andare a vedere. Ed ecco uno dei tanti punti d'accesso al parco, questa rete che è stata insomma divelta da alcuni vandali che sono entrati poi all'interno in 15 anni di completo abbandono e hanno potuto fare razzia di tutto quello che c'era all'interno di questo parco, che lo ricordiamo con 350.000 metri quadri di estensione, uno dei più grandi della provincia di Bari. Andiamo all'interno. All'interno laghetti artificiali, zone picnic, percorsi per l'equitazione, un'ampia zona coperta e scoperta per sport vari e perfino un anfiteatro. Tutto ovviamente è diventato meta privilegiata dei vandali che hanno distrutto ogni cosa e portato via tutto. Thank you.
Siamo nell'ampia zona degli impianti sportivi scoperti. Questo è un campo da calcetto in erba sintetica che veniva utilizzato dai ragazzini della zona che avevano, appunto, abbiamo visto, facile accesso all'interno del parco. Anche questa zona adesso è stata completamente devastata e giace in questo stato di abbandono. Perfino le porte sono state portate via. Questo immenso polmone verde che abbiamo visitato solo in parte è stato finanziato con risorse della legge 64 dell'86, circa 22 miliardi di vecchie lire, rientranti nel Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, cofinanziato dalla Regione Puglia. I cantieri vengono aperti il lontano 30 settembre del 1993, tempo di consegna previsto 300 giorni. Smaltiti i soliti ritardi burocratici, nel 1996 c'è l'inaugurazione, ma il problema resta quello della gestione. Varie imprese negli anni si dicono interessate a Mater Domini, in primis la FIMCO del gruppo Fusillo, che però chiede una variante al piano regolatore per realizzare un albergo e qualche struttura a corredo del parco, in modo che la gestione diventi economicamente vantaggiosa. In regione c'era la giunta Fitto, che non approva la variante. Il via libera arriva solo molti anni dopo, con la prima giunta Vendola, ma a quel punto i vandali hanno fatto razzia e per rimettere a nuovo le strutture del parco servono alcuni milioni. Si pensa dunque a un project financing, ma i tentativi della politica non hanno successo. Sul finire del 2000 ci sono alcuni contatti tra l'amministrazione e un'associazione temporanea di imprese costituita dalla ditta CCC di Bologna e dalla Matarrese S.P.A., ma di passi decisivi non se ne fanno. Finora sono stati spesi almeno 50 miliardi di vecchie lire e la Corte dei Conti vuole vederci chiaro.